Eccomi qua. Beh, il tema degli stipendi dei calcolatori è stato quello trattato più a lungo, purtroppo, nel corso dell'assemblea della Legasferia che si è svolta nel pomeriggio. Lo riporta l'ANSA. Dico purtroppo perché io ho provato a proporre il tema del bunga bunga, ma non mi hanno ascoltato. E questo l'ANSA non lo riporta. Ma vabbè. Non sanno riconoscere le cose importanti, non sanno cosa si perdono. Comunque, dopo un paio d'ore di riunione in conference call, a quanto si è appreso, non è emersa una linea definitiva. Una linea definita. La mia è definita e definitiva. Viva la patata! Poi questi qui ogni volta si inventano cose strane, cose nuove, cose superflue e affari loro. Comunque l'intenzione sarebbe quella di portare avanti il dialogo con l'ASSO calciatori. Io preferisco l'ASSO minorenni, però vabbè, affari loro, insomma. Sti comunisti dell'ASSO calciatori. Che nei giorni scorsi quest'ASSO calciatori ha respinto la proposta della sospensione dei pagamenti per 4 mesi, mettendo sul tavolo un congelamento di un mese solo. A questo punto io dico, se con questo mese solo volete andare a pagare per della sana e buona patata, posso capire assolutamente, è solo dalla vostra parte, voglio che lo sappiate. Poi va anche detto che non sono emerse novità sulla possibilità della ripresa dei campionati. Questo sì. Poi, insomma, 2 ore di conference call, io con le pastigliette magiche, con la pastiglia blu, duro molto di più, ma proprio molto di più. Comunque, sul tema degli stipendi ho visto che è intervenuto anche il vicepresidente dell'AIC, Umberto Calcagno, Calcagno che mi ricorda la mia Micaela, che lavora per me a Mediaset Premium, gran bel pezzo di patata pure lei. Intervistato dal Corriere dello Sport, ha dichiarato che c'è troppa demagogia sugli stipendi dei calciatori da parte di tutti, ha detto che fanno la loro parte, ha detto che cercano di mantenere i conti in ordine, quindi non come il PD, non come il PD, trasparenti, liberali come il Popolo della Libertà, come Forza Italia. E poi ci ha raccontato che sono in contatto con i rappresentanti all'interno delle squadre, che sanno bene che un accordo può essere valido. Insomma, si è raggiunto un po' da tutti con buon senso, con senso del dovere, come quello che ho sempre dimostrato io. E poi, giustamente, ha sottolineato come ci sono tante realtà differenti all'interno della stessa Serie A. Poi in Lega B e in Lega Pro, che forse è quella più omogenea, la Lega Pro, ma tante realtà differenti in Lega Serie A, e io lo so bene, tante realtà differenti, insomma, di tutte le carnagioni, di tutte le misure, ma non di tutte le età, perché l'importante, insomma, è che siano minorenni, cribbio!